Bentrovati! Bentrovati! Bentrovati dalla sala della trasferenza della Regione Liguria per un'altra puntata di Costruiamoci il futuro. Bentrovati con tutti i ragazzi che vedete qui in sala. Bentrovato l'assessore Ilaria Cavo, assessore alla formazione. Facciamo un applauso all'assessore. Tanti ospiti. Subito sul palco diamo il benvenuto a Daniela Masseroni per il progetto Allenarsi per il futuro. Bentrovata Daniela. E anche a Francesco Mario Grillo, che ha le valigie pronte per Venezia, poi spiegheremo il perché. Festival del Cinema di Venezia. Matteo Maserati pronto per il Job Corner. Prontissimi. Tra poco il Job Corner. Abbiamo i ragazzi che arrivano da? Arrivano dal CNOSFAP di Genova Quarto e San Pier d'Arena. Fatemi piedi, un applauso. In piedi. Eccoli, in piedi, San Pier d'Arena. Alla Spezia abbiamo Formimpresa Liguria, in piedi ragazzi. La Spezia, dove siete? Eccoli là. Consorzio Valbormida Formazione, eccoli, ciao, ben arrivati Genova. Progetto Cinema Marco Polo, ce n'è qualcuno, eccoli qua, il Marco Polo. E qui c'entra qualcosa Genova, il Festival del Cinema, insomma il Marco Polo, ne parleremo. Cisita Formazione Superiore, grazie, ben arrivati, ben trovati. E Istituto Nautico San Giorgio. Eccoli, grazie, loro non mancano mai. Presenti. Matteo Maserati, grazie. Con Matteo grazie ci ritroveremo per il Job Corner. Allora, subito, prima di parlare anche di storie di successo, assessore Ilaria Cavo, oggi parliamo di inclusione sociale, sport e cultura. Perché si parla sempre di inclusione sociale e quindi l'occupazione, il lavoro, la formazione. Poi quando si parla di sport e cultura manca sempre nei progetti, invece la Liguria da questo punto di vista ha fatto un passo avanti. Sì, è stata una scelta credo molto giusta, lo dico dopo aver visto i progetti che hanno superato il bando, di ritenere che lo sport e la cultura fossero dei fattori, dei settori da inserire nel bando dell'inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo. Queste sono trasmissioni in cui raccontiamo in maniera un po' semplificata come viene utilizzato il Fondo Sociale Europeo. Ebbene, una parte è dedicata all'inclusione sociale e anche questa volta, lo abbiamo spiegato nelle precedenti trasmissioni, abbiamo avuto una parte del bando dedicata a tutte quelle associazioni, quegli enti che formano le categorie del disagio e le formano per avere poi una finalità occupazionale di inserimento occupazionale nella società, ed è un percorso importantissimo che ovviamente abbiamo mantenuto, ma a questo abbiamo voluto abbinare la cultura e lo sport come settori di riferimento, quindi vuol dire che le associazioni culturali e le associazioni sportive hanno potuto attingere a un'altra linea del bando per un valore di oltre 2,5 milioni, quindi è considerevole, nel momento in cui hanno presentato progetti che fanno inclusione sociale, ovviamente molto legata in questo caso per questi settori alla disabilità, quindi inclusione dei disabili, inclusione dei carcerati, inclusione delle categorie dello svantaggio tramite lo sport e la cultura. Pensiamo, ma poi ce li racconteranno i progetti, chi porta su un palco scenico i malati psichiatrici, è un modo per includerli. Chi porta su un palco scenico i detenuti, anche questo è un momento di inclusione, tanto più se avviene quando i detenuti poi recitano insieme a degli attori professionisti. Sono alcuni esempi, pensiamo alle società sportive che fanno in maniera predominante l'inclusione dei disabili facendo gare e attività formative per loro. Io credo che siano assolutamente realtà da premiare, l'abbiamo voluto fare con questo bando e credo che ci racconteranno nel vivo, diciamo, come si caratterizzeranno i vari progetti. Mi fa piacere perché siamo riusciti a esaurire tutta la graduatoria dei progetti ammessi, anche implementando un po' le risorse, ma tutti i progetti giudicati ammessi dalla Commissione sono stati finanziati. E questo credo che sia un bel segnale che ci dice che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo ritenere sport e cultura come fattori anche, non solo, perché sono realtà poi che fanno molto a livello culturale e sportivo, a prescindere dal disagio, ma molto a livello di disagio, e questo è giusto, quindi sostenerli e portarli avanti. Un bando, è importante sottolineare anche la cifra, 2,5 milioni, che, come dire, di questi tempi non sono bruscolini, no. Insomma. Per due settori che venivano spesso tralasciati. Parliamo subito di storie di successo, perché poi, come ha anticipato l'assessore, sentiremo proprio le voci dei protagonisti di questi bandi, la stragrande maggioranza li abbiamo portati in sala della trasparenza. Ci sono due protagonisti, due storie di successo, lo sport da una parte, la cultura dall'altra parte. Per quello che riguarda lo sport, Daniela Masseroni, che è impegnata con il progetto Allenarsi per il futuro, ma Daniela Masseroni, insomma, a casa una bella bacheca con una medaglia olimpica
la medaglia di Atene 2004 per quello che riguarda la ginnastica ritmica, una medaglia d'argento a squadre, ma anche tante medaglie per quello che riguarda i campionati del mondo. Quindi Daniela, un'esperienza di successo di una ragazza che si allena lo sport, ma che dall'altra parte studia e poi dopo lo sport trova il suo percorso. Sì, allora innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere per me essere qui in rappresentanza appunto del progetto Allenarsi per il Futuro e di tutto il team che l'ha sostenuto, l'ha progettato, l'ha ideato nella persona del dottor Roberto Zecchino, direttore delle risorse umane di Robert Bosch Italia e Sud Europa. Io sono appunto ormai un ex ginnasta, ho fatto ginnastica ritmica per 20 anni, ho iniziato a 6 anni e ho terminato a 26. Ho avuto la fortuna di incontrare una squadra con la quale mi sono trovata benissimo, che è diventata la mia seconda famiglia e grazie alla quale io ho potuto realizzare il mio sogno, perché avevo la grande passione di poter fare bene quello che mi piaceva, cioè la ginnastica ritmica, avendo anche un talento innato per questo sport. Sono quindi riuscita a eccellere nel mio sport, ma una volta terminata l'attività sportiva mi sono dovuta rimettere in gioco, così come fanno tutti i ragazzi quando terminano il loro percorso scolastico. E lo sport vuole essere utilizzato appunto come metafora all'interno del progetto Allenarsi per il Futuro, che è un progetto che ha come obiettivo principale quello di cercare di combattere il grande nemico dei giovani di oggi, che è la disoccupazione giovanile. Come lo facciamo? Appunto attraverso questa metafora importante, la metafora dello sport, che vuole cercare di trasmettere quei valori che hanno permesso ai 29 sportivi, che sono i testimonial di questo progetto, di raggiungere i propri obiettivi, facendo capire ai ragazzi quanto è importante innanzitutto avere degli obiettivi, ma soprattutto essere determinati nel volerli raggiungere, nel volerli realizzare. E raccontiamo non solo delle nostre vittorie, ma anche dei nostri insuccessi. Io racconto sempre non solo della bellissima medaglia d'argento di Atene nel 2004, ma anche della medaglia di legno di Pechino nel 2008, grazie alla quale però con la nostra scuola, mia squadra, ho avuto la forza di rialzarmi e di diventare ancora più forte, di crescere come atleta e come persona e di riuscire a conquistare 3 medaglie d'oro ai mondiali degli anni successivi. Quindi facciamo capire ai ragazzi quanto sia importante la determinazione, l'allenamento nello sport, che viene traslato nel mondo dello studio e del lavoro sotto forma di lavoro e di impegno quotidiano e costante. Insomma, anche lì ci vuole allenamento. Complimenti, esatto. Daniela, un applauso, lo merita. C'è chi questo impegno adesso a 18 anni lo sta mettendo in pratica quotidianamente, perché bisogna allenarsi per studiare a scuola, all'Istituto Marco Polo, ma al tempo stesso poi si raggiunge un obiettivo, che è quello di rappresentare i giovani a livello nazionale al Festival del Cinema di Venezia. È così? Sì, è così. Per me è stata un'esperienza fantastica e appunto dovrò essere il giurato a Venezia per la mostra del cinema e consegnare il Leoncino d'Oro. E per me è stato un grande onore partecipare, aver vinto e rappresentare la Liguria. È stata un'esperienza fantastica e spero anche lì di divertirmi, di fare nuove amicizie, di potermi magari confrontare con gli altri vincitori delle regioni e di imparare nuove cose. Però posso, perché lo spirito di queste trasmissioni è anche molto quello di orientare, no? Certo. Quindi di raccontare cosa si fa per la formazione per i ragazzi, quindi di orientarli anche alle scelte. A me ha colpito molto la storia di Francesco e gli ho chiesto personalmente di raccontarcela, perché lui studia all'Alberghiero. Io con una grande stima per i ragazzi dell'Alberghiero, che sono presenti in un istituto, tra l'altro Marco Polo, ma anche il Bergese, molto attivi in questa città. Però non ci si aspetta che un ragazzo dell'Alberghiero vinca, magari diventerà un grandissimo chef, glielo auguro a Francesco, ma lui ha vinto un concorso di tema. Cioè lui ha fatto un tema sul cinema che ha vinto un concorso nazionale. Quindi io credo che questo sia indicativo, però lo chiedo a te Francesco, di come alla fine non conti soltanto quello che si studia, ma conti quello che si è, le competenze che si sono acquisite nella vita e che ti permettono poi di primeggiare laddove magari non ti aspettavi. E come hai fatto a vincere un concorso sul cinema? Cioè... Ma è solo una questione di passione. Io penso che anche la persona che è più in fondo a tutti, se ha una passione e vuole davvero fare qualcosa, ci arriva. Quindi a me la passione per il cinema mi è venuta quando avevo circa 11 anni, quando i miei genitori si separarono. Io e mio fratello vedevamo nostro padre ogni mercoledì. E ogni mercoledì lui non aveva troppa fantasia, andavamo al cinema, soprattutto in inverno, quando pioveva, il tempo era brutto.
Non avevamo un genere specifico, ma comunque ci piaceva andare e ha creato, secondo me, un miglioramento del rapporto tra me e mio padre. Quindi ha avuto questa funzione di colla, per così dire, anche perché a fine proiezione magari ci confrontavamo, ci chiedevamo pareri, l'importante alla fine era stare insieme. E poi chissà che nel futuro di Francesco non ci possa essere la critica culinaria, più che cinematografica, mettendo insieme le due passioni e quello che stai studiando. Sì, potrebbe anche essere quella la strada. Ma tra l'altro io sono stata recentemente proprio al Marco Polo, una bellissima iniziativa in cui raccontavano la letteratura tramite, hanno unito letteratura e cucina. Hanno fatto tipo una conferenza sulla cucina futurista. Quindi hanno unito i piatti ai brani letterari letti. Tra l'altro c'erano anche le ragazze del conservatorio che suonavano, quindi anche la musica. Quindi non è detto che poi il cinema e la cucina siano così lontani, o comunque che la cultura e la cucina siano così lontani. No, ripeto, tutto dipende dalle passioni. Secondo me il cinema, oltre che essere un momento di svago, è proprio cultura. Se ora pensiamo a Gualtiero Marchesi, comunque lui è una persona colta, è laureato in scienze gastronomiche, prima di tuffarsi nel mondo della cucina era appassionato all'arte. Poi vabbè, ha creato l'ALMA, che è l'Università di Scienze Gastronomiche e Culinarie Italiane, a Colorno, in provincia di Parma, e quindi è una persona molto colta. E proprio lui disse che nelle ricette bisogna mettersi la cultura. Oppure anche Carlo Cracco, lo stesso Carlo Cracco, comunque è una persona che ha scritto tantissimi libri e sa parlare molto bene in pubblico, a parte tutte le parolacce che dice. Assessore, la realtà è che non esiste la scuola di serie A e la scuola di serie B, esiste la scuola e poi ognuno la deve interpretare al meglio, qualunque sia il corso, il percorso e l'obiettivo che vuole raggiungere. Grazie a Francesco. Ciao. Mario Gallo, complimenti e buon viaggio per arrivare a Venezia. Grazie a Daniela Masseroni, l'assessore resta con noi. Tra poco torniamo insieme e andiamo nello specifico dei progetti che saranno finanziati da Regione Liguria ed FSE per quello che riguarda l'inclusione sociale, trasporto e cultura. State con noi. Costruiamoci il futuro, parliamo di inclusione sociale, sport e cultura, un progetto della Regione Liguria con 2,5 milioni che saranno divisi, Assessore Cavo, tra 15 progetti, che sono i 15 progetti che in pratica sono stati reputati idonei a proseguire e concretizzare quello che è stato il progetto. Ne conosciamo alcuni di questi, li conosceremo. Sul palco abbiamo il responsabile del progetto Sports and Joy, facciamo un applauso. Del progetto Danza degli Uomini Uguali e del progetto CATS. Bentrovati e benvenuti anche al progetto CATS. Partiamo proprio dall'ultimo citato in ordine. Il progetto CATS, il CATS insomma sì, è un acronimo, poi alla fine il richiamo invece al musical famoso che per 50 anni, insomma 40 anni circa, ha spopolato a Broadway. Di cosa si tratta e quali sono gli enti, i gruppi che fanno parte di questo progetto? Buongiorno, io sono Marco Golino, rappresento la compagine, l'ATS che gestirà il progetto CATS. CATS, ci siamo ispirati per il titolo, parto dal titolo perché è anche l'obiettivo finale del progetto. L'abbiamo usato come acronimo perché rappresenta cultura, arte, teatro, sport. Questa compagine, questa ATS che gestirà il progetto, che lavorerà sul territorio imperiese, io mi chiamo Marco Golino, è del Centro Pastore, l'ATS è capofilata dalla Scuola Edile, un gruppo di enti di formazione sostanzialmente. Ma cosa c'entrano gli enti di formazione? Praticamente abbiamo ascoltato, trattandosi di inclusione, le associazioni che lavorano direttamente con le inclusioni e abbiamo avuto un'idea, anziché sparpagliare le risorse in tanti piccoli rivoli di progetti, di unificarli in un unico progetto. Il CATS, trattandosi anche in provincia di Imperia, ci lasciamo prendere la mano un po' dal fatto che siamo vicini a Sanremo, abbiamo l'intenzione di creare un piccolo festival finale. Quindi abbiamo pensato di creare dei piccoli laboratori, relativamente piccoli, ciascuno di competenza sulla disabilità di competenza, dei piccoli laboratori nella quali queste persone acquisiranno delle abilità o si renderanno conto di avere delle abilità superiori a quelle che pensano,
Ciascuno lavorerà in autonomia, ma tutti con l'obiettivo di creare uno spettacolo finale che metterà tutti insieme il teatro, l'arte, il momento sportivo come conoscenza del corpo, come prova della propria abilità nel saper fare alcune cose, e confluirà in un unico spettacolo finale conclusivo. Che sarà aperto a tutti, immagino potranno venire e vedere quello che poi è stato. Nel quale verranno presentati, lo spettacolo finale sarà l'apice della rappresentazione. In realtà il lavoro sarà proprio nel costruire tutti i vari laboratori che confluiranno poi nello spettacolo finale. Ecco. Quindi nel laboratorio poi si entrerà nel merito e si lavorerà con la disabilità. Chiaro. Assessore, un flash rapido. In questi progetti è previsto anche il controllo, la verifica di quello che è accaduto, di quello che poi era previsto nel, chiamiamolo, capitolato? Cioè, assolutamente. Per arrivare concretamente poi a un risultato finale che sia una cosa concreta. Il monitoraggio è obbligatorio ed è stabilito dalle regole del Fondo Sociale Europeo, sono comunque contributi dell'Unione Europea che devono avere un monitoraggio. Devo dire che per questa parte della cultura e dello sport, avendo finanziato tutte, diciamo, tutte le attività, ci sarà il monitoraggio perché vadano avanti. Nell'altra parte, che è quella sostanziosa della formazione e dell'occupazione, non avendole finanziate tutte, essendoci una graduatoria, laddove non dovessero essere andare in porto il progetto e andare avanti, si scalerà la graduatoria. Ovviamente il monitoraggio servirà anche a quello. Però io sono convinta, insomma, che sentite, no? Già dal primo progetto, tra l'altro una cosa simile era stata fatta a Spezia qualche mese fa dall'ANFAS, è un'idea vincente. Io ho visto quello spettacolo e vedere i ragazzi della disabilità, no? E su un palcoscenico completamente integrati con il resto, diciamo, dei protagonisti, credo che sia qualcosa di molto importante soprattutto per loro, ma che poi dà qualcosa anche a chi va a assistere allo spettacolo. Quindi credo che questo vuol dire sia proprio un bello scambio. Vuol dire proprio tirare giù dei muri culturali spesso invisibili, ma che purtroppo ci sono nella nostra società. Danza degli uomini uguali. Sì. Io, buonasera a tutti, sono Maurizio Mezzani di Sforcop e qui rappresento Lati, che ha presentato appunto la danza degli uomini uguali. Lati è capeggiata da un'associazione... Lati è l'associazione temporanea di impresa, se noi ragazzi... non lo sanno. È un passaggio burocratico tecnico, ma che bisogna fare. Sì. Che ha come capofila, cioè come, diciamo, coloro che trainano, un'associazione culturale teatrale spezzina che si chiama Gli Scarti, ha un'altra associazione che si occupa di ballo, si chiama Il Balletto Civile, e poi ha Sforcop come ente di formazione, diciamo, che coordina il progetto. Questo progetto dentro un'unica scatola, cioè dentro quello che si chiama tecnicamente lo sfondo integratore, diciamo, si rivolge a due categorie di svantaggio sociale, no? Da un lato i disabili, cioè i ragazzi diversamente abili, che sono il centro del progetto, dall'altro la casa circondariale della Spezia, cioè al carcere. Perché? Perché mentre quello rivolto ai ragazzi è un percorso di teatro classico, all'interno del carcere si riprendono alcuni laboratori che in parte erano già esistenti di arte, e lì ci si occuperà della parte, diciamo, scenografica, no? E di costruzione di tutto ciò che serve alla messa in opera del teatro. In più abbiamo, grazie, diciamo, a questo finanziamento, anche la possibilità di riattivare all'interno del carcere un'area, diciamo, una piccola ludoteca che hanno costruito per rendere più umani i colloqui tra i detenuti e i figli minori, in cui grazie a questo progetto, diciamo, si creeranno dei laboratori, anche lì intesi come scatola, no, di contenimento, sempre legati al fare, al teatro, alla creatività, dove i padri detenuti, cioè genitori in difficoltà, incontreranno i loro figli, no? Piuttosto che quegli squallidi colloqui che vedete nei film, no? Con il vetro, il tavolino. Lì si farà in un contesto dove, mentre si parlano, si raccontano e condividono delle emozioni, fanno anche delle cose, cioè costruiscono. Questo progetto appunto è importante perché coinvolge da un lato 30 ragazzi diversamente abili che arrivano dal progetto Accanto, che a Spezia è un progetto che si fa da anni insieme alle scuole, anche quest'anno è stato rifinanziato, che ha un modulo di teatro, diciamo, da cui crescono, diciamo, degli attori.
E la cosa importante, proprio come diceva l'assessore Cavo, è che sul palco si annullano le diversità. Veramente sul palco la funzione, no, di integrazione sociale del teatro è straordinaria. Questo progetto prevede una rete, diciamo, di supporto molto vasta, tra cui l'amministrazione penitenziaria, ma anche per esempio l'Istituto Cardarelli della Spezia, l'Istituto Artistico Cardarelli, che utilizzerà la cosa come alternanza scuola-lavoro, no? Per mandare i ragazzi all'interno. Questo progetto prevede una serie di fasi, dove la principale è la realizzazione dello spettacolo, ma poi anche dei moduli, diciamo così, di visione teatrale, cioè i ragazzi saranno portati anche a vedere altri spettacoli. E poi la parte forse più bella è che alcune compagnie teatrali italiane saranno invitate, no, alla Spezia, nell'ottica di un progetto che abbiamo anche con altre associazioni sulla città accogliente, diciamo, per diciamo, fare tesoro di questa esperienza. Bene. Alla fine poi ci sarà l'ultima azione, il progetto dovrebbe durare circa 2 anni, l'ultima di queste azioni sarà la restituzione alla città. Quindi un lavoro completo, insomma, dall'inizio alla fine. Speriamo, sì. Bene, un applauso anche alla Spezia, con l'Imperia. La Spezia. Concludiamo questo primo giro anche con Genova, con Sport & Joy. Sì, intanto voglio ringraziare il Primo Canale e la Regione Liguria per l'opportunità di parlare dei giovani. Io sono un imprenditore del mondo sportivo, faccio un mestiere meraviglioso. Mi occupo di giovani, mi occupo di sport, piscine, palestre, gestione di impianti sportivi. Si parla di orientamento verso i giovani. Con lo sport si può trovare un lavoro, ragazzi. Quindi, coraggio, c'è un bellissimo lavoro che è lavorare nel mondo sportivo. Entrando, 3 parole magiche. Sport, integrazione, socializzazione. Siccome noi gestiamo impianti sportivi in territori come la Municipalità Centro-Ovest, con lo sport si superano le barriere, perché in acqua o mentre si fa sport queste barriere non esistono più e si socializza, si diventa amici. Quindi su questi cardini noi abbiamo costruito il progetto, un progetto che è piaciuto alla Regione Liguria, siamo contenti di questo, perché attraverso questi progetti selezioneremo attraverso 90 ragazzi, 90 persone, che faranno con noi un anno di attività sportiva, ma non solo faremo questo, quindi faranno con noi esperienze attraverso la pallavolo, la pallacanestro, il nuoto, quindi si divertiranno, faranno una cosa piacevole, una cosa bella, una cosa divertente, ma non solo, faremo anche formazione a questi ragazzi, in maniera che 12 di questi ragazzi diventeranno degli operatori all'interno del nostro mondo, perché sappiate che il mondo sportivo può diventare anche una professione. Noi siamo alla continua, costante ricerca di professionalità e di competenze in un mondo che è giovane, bello e che fa divertire gli altri. Quindi grazie, e qui entro nei proponenti a Crociera Stadium, a Sport & Go, al Centro Sportivo Italiano e alla Conf Cooperative, grazie al sostegno di chi ci segnalerà questi ragazzi, queste persone che hanno dei disagi. E attraverso lo sport il disagio sparisce, ragazzi. Questa è una cosa bellissima che può dare lo sport, e ve lo dico da ex pallanuotista, una cosa meravigliosa. E quindi grazie alla Municipalità Centro Ovest, grazie ai ragazzi ecuadoregni di FEI, io non parlo spagnolo quindi posso dire anche delle cose non proprio correttissime, e grazie a tutti coloro che ci hanno consentito di portare avanti, di iniziare questo percorso. Grazie a Ilaria Cavo, che è sempre vicina allo sport e al sociale. E questa è anche la prova che lo sport, insomma, questa è una lezione di vita per tutti che arriva dallo sport, che quando si fa squadra si vince, e si vince tutti insieme. Grazie. O si può anche perdere, ma perdere in maniera... perché poi bisogna imparare soprattutto imparare anche a perdere, certo, ma tutti insieme e nella maniera più corretta. Il valore è anche saper perdere, ma ce lo raccontava anche prima Daniela, no? In apertura di trasmissione. Esattamente. Grazie, tra poco... e scoprire il talento. Tra poco torniamo insieme con altri progetti dalla Sala della Trasparenza della Regione Liguria. State con noi. Sala della Trasparenza della Regione Liguria, parliamo di inclusione sociale, sport e cultura, bando della Regione Liguria dell'FSE, e scopriamo altri 3 progetti che accedono al finanziamento.
I tre progetti sono Social Life, Oltre il Muro e Progetto Pulce. Un applauso ai tre progetti. Cominciamo sempre dall'acronimo che ci stuzzica. Progetto Pulce, quella pulce è un acronimo. Sì, è un acronimo. Ah, il nome e il progetto dove verrà realizzato? Verrà realizzato nel carcere. E a Genova? A Genova, sì, a Ponte Decimo. È un progetto innovativo perché ha a che fare con un po' quello che è stato detto in diversi termini. Cioè, quando qualcuno cade, qualcuno sbaglia, qualcuno è entrato in un tunnel oscuro, difficile, come i sexual offender, cioè persone che hanno commesso dei reati sessuali, si può ancora fare qualcosa? Ok, noi scommettiamo di sì. Abbiamo dell'esperienza di lavoro dietro perché lavoriamo con gli uomini e con i ragazzi quando capita che hanno avuto dei comportamenti violenti, che si sono comportati violentemente nelle loro relazioni intime. E è un progetto innovativo perché partiremo da un gruppo di una trentina di uomini che attraverso un percorso così di ascolto e di selezione verranno poi divisi in tre segmenti di lavoro che si occuperanno di un lavoro teatrale, di un lavoro di un laboratorio di fotografia e della cosiddetta terapia narrativa, che è un modo di ricostruire attraverso una riflessione, un gioco delle parti, che cosa è veramente successo. No? Vi faccio un esempio, una persona, un violento, una persona che ha avuto comportamenti, un uomo che ha avuto comportamenti violenti, può pensare che in un certo pomeriggio in cui si è comportato così, per lui è stato un pomeriggio molto eccitante. Di solito è così che viene vissuta questa follia. Dall'altro lato la vittima penserà a un pomeriggio di orrore, un pomeriggio terribile, e dal punto di vista legale quello è un reato. Noi cercheremo di mettere insieme questi segmenti con approcci diversi, con approcci che sono legati anche un po' al recupero dell'anima, perché nessuno si perde mai completamente, ma la guarigione non è un processo singolo, è un processo collettivo, quindi ci occuperemo anche delle famiglie. Vi ripeto, si tratta di un lavoro innovativo e ringrazio la Regione e l'assessore perché hanno saputo cogliere la possibilità di coniugare dei linguaggi tradizionali, io sono uno psicologo, con dei linguaggi più innovativi come quelli del teatro e del laboratorio di fotografia, e scommettere su questa trasformazione. Noi siamo contenti di pensare di concludere questo percorso che stranamente nel momento della punizione, noi lo chiamiamo giustizia riparativa, nel momento della punizione, cioè il carcere, talvolta per lunghe condanne, sono persone di cui avete letto i nomi sui giornali, ebbene si può fare ancora della prevenzione perché questi uomini usciranno, questi uomini continuano ad avere dei figli e quindi dovranno in qualche modo rapportarsi con loro, oppure se non cambieranno saranno pronti anche dopo 7, 8, 10 anni di carcere dove nulla è cambiato, però nulla si è mosso dentro di loro, magari saranno pronti a reiterare i loro reati. E assessore, anche perché questo è un progetto, grazie a questo bando sull'inclusione sociale, che ci ricorda che la Costituzione italiana prevede che il carcere in Italia deve essere recupero di chi commette un errore, un reato, chiamiamolo come vogliamo, non deve essere luogo di dannazione per. Certo, ma tra l'altro anche poi il progetto successivo, insomma, sono diversi i progetti, ne abbiamo già ascoltato, che operano con incarcerati, con i detenuti, ed è giusto che sia così. Io mi permetto di sottolineare come questo progetto, che è stato valutato dalla commissione di valutazione del bando, sia alla fine in linea con una iniziativa che abbiamo fatto anche insieme quest'anno, il giorno del 25 novembre, no? Il giorno contro la violenza sulle donne. Io anche la delega alle pari opportunità, e ho voluto vedere in un'altra ottica quella giornata, quindi non solo attenzionando e stando vicino alle donne, ma andando a cercare i sex offenders. E siamo entrati nel carcere di Ponte Decimo con un criminologo, con Massimo Picozzi, con il procuratore di Genova, il procuratore generale Valeria Fazio, con altri addetti ai lavori. Abbiamo incontrato i detenuti e parlando con loro, è un incontro che è durato più di 2 ore, è andato al di là di ogni aspettativa, si capisce che c'è bisogno di questo e soprattutto che avevano bisogno di un percorso
e che c'è terreno fertile per un percorso. Quindi mi fa piacere che proprio in quel carcere, in quella sezione, alla fine è passato un progetto tramite questo bando, perché credo che potrà dare dei risultati importanti e mi farà piacere anche andarli a capire, a scoprire, e magari il prossimo 25 novembre costruire qualcosa insieme anche sull'onda di questo bando. E anche su questa strada c'è Oltre il Muro, il prossimo progetto. Esatto, intanto un saluto a tutte e tutti, io sono Paolo Giannone, sono un dirigente dell'Università degli Studi di Genova. Il progetto Oltre il Muro, come si diceva correttamente, parte da un principio, che è quello della funzione rieducativa della pena. Principio costituzionale, mettiamolo lì. È un principio che si trova sui libri di diritto penale, ma in Costituzione. La Costituzione italiana. Esatto, quindi è un fondamento, ma è un principio. L'obiettivo nostro è stato trasformare questo principio in un'azione pratica, avvalendoci anche di un dato statistico, e cioè i detenuti che sono ammessi ad attività rieducative e risocializzanti in maniera progressivamente più ridotta ricadono in attività delinquenziali, criminali. Quindi si riduce la recidiva del reato. Questo ci ha fatto capire che una serie di azioni volte a migliorare la consapevolezza di sé, piuttosto che sviluppare le proprie competenze, aiuta i detenuti o i soggetti a misure alternative alla detenzione a migliorare se stessi e a recuperare se stessi. Per fare questo, allora, noi ci siamo, come Università degli Studi di Genova, consorziati in partnership con una serie di associazioni che mi piace con un bigliettino, perché ogni tanto è giusto anche leggere, quando si vuole coinvolgere e ricordare tutti quelli che hanno partecipato a questa operazione, e quindi l'Associazione Culturale Teatro Necessario, l'Associazione per la Mediazione Comunitaria, Consorzio Adgorà, il Circolo Vega, l'Associazione Ligure per i Minori, il Consorzio Motiva e il CUS Genova, per fare una serie di laboratori che noi vorremmo estendere intanto a Marassi, a Ponte Decimo, a Chiavari, quindi a un bacino potenziale di circa 900 soggetti da coinvolgere in laboratori che vanno dallo sviluppo delle competenze linguistiche, matematiche, digitali, alla capacità di riprendere la propria attività sociale attraverso il teatro e attraverso lo sport, fino allo sviluppo dell'imparare a imparare. E questo è un elemento che mi sento di dire che dovrà accompagnare tutti noi a tutte le età lungo il corso della nostra vita. Noi in questo caso portiamo questo tipo di messaggio con questa serie di persone e di realtà sociali operanti sul territorio all'interno delle mura delle case circondariali. Grazie, un applauso. Assessore? Il fatto che un'associazione come Teatro Necessario porti in scena all'interno del teatro del carcere i propri carcerati insieme ai professionisti, ma poi li porti in scena anche nel teatro stabile della città, credo che sia un grande momento di integrazione, e li abbiamo visti, l'anno scorso hanno fatto Padiglione 40, credo che molti che ci ascoltano l'hanno visto, quante emozioni riescono a dare e quanto alla fine sia difficile distinguere tra gli attori professionisti e i carcerati che recitano. Questo credo che sia un grande risultato, uno degli aspetti ovviamente insieme a questo progetto più ampio da sostenere. Prossimo progetto, Social Life. Social Life, che ha un sottotitolo che è da vicino nessuno è normale. Allora, io sono Amedeo Romeo del Teatro della Tosse, e anche noi abbiamo costituito una rete molto ampia. Mi piace molto sentire quello che ho sentito dire fino adesso, nel senso che comunque questi progetti, questo bando ha portato a una grosse relazioni tra chi si occupa di anche di diversi aspetti della possibilità dell'inclusione sociale. Anch'io leggo, perché siccome siamo tanti è bene anche nominare tutti e leggere. Allora, noi collaboriamo con IS4COP, con il CIF, il MIG, adesso poi magari sciolgo un po' gli acronimi perché altrimenti diventa difficile capire di cosa stiamo parlando, il Circolo Barabini, l'Associazione Italia Sostiene, SSSD Formidabile e Overjoy. Ora, tutti questi nomi che ho letto raccontano un po' quello che è la funzione di questo progetto di inclusione sociale. Cioè, noi il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare in modo che vi sia innanzitutto un orientamento verso le persone. Cioè, noi ci rivolgiamo alla disabilità fisica, psichica e sensoriale.
e ognuna delle persone che può trovarsi in una situazione di disabilità può avere una propensione in una direzione o in un'altra, e quindi è necessario innanzitutto cominciare con un lavoro di orientamento. Le persone verranno selezionate e orientate o verso laboratori teatrali o verso laboratori musicali, laboratori cinematografici, fotografici, e per questo vedete questo panorama così, così ampio, perché siamo diverse associazioni con specificità proprie, particolari, che offrono la possibilità di frequentare questi laboratori. Quindi dopo una prima fase di orientamento, che è già importante, perché insomma si capisce che non tutto va bene per tutti, ognuno ha delle esigenze differenti, poi c'è la fase vera e propria laboratoriale, nelle quali le persone, secondo le proprie esigenze, vengono inserite all'interno di percorsi laboratoriali. Percorsi laboratoriali che poi portano anche a eventi, come si è parlato prima di spettacoli teatrali, si parlerà di cortometraggi, di momenti espositivi, che sono momenti in cui, oltre a quella che è la funzione di socializzazione, si ottiene anche la funzione di sensibilizzazione, perché questi sono eventi pubblici, per cui uno spettacolo teatrale in un teatro come il nostro, che è un teatro con 500 posti, dove le persone possono venire, vedere lo spettacolo e conoscere l'attività. Noi, oltre a questi laboratori, abbiamo individuato un'altra forma laboratoriale che abbiamo definito Facciamo il Teatro, non soltanto il laboratorio teatrale di per sé, ma anche dei laboratori che portano le persone a imparare poi ad essere autonome nel mettere in atto queste pratiche. Quindi io prima, come professionista, ti faccio un laboratorio teatrale, poi metto in atto un percorso attraverso il quale le persone poi possano creare eventi, lavorare insieme, in modo che quello che è stato costruito poi possa rimanere anche nel futuro e non finisca con il tempo del progetto. Buon lavoro anche voi. Allora, ai tre progetti, facciamo un applauso anche a questi tre progetti: Social Life, Oltre il Muro, Progetto Pulce. Tra poco dalla Sala della Trasparenza, altri tre progetti. State con noi. Sempre dalla Sala della Trasparenza della Regione Liguria, costruiamoci il futuro con i progetti per l'inclusione sociale, sport e cultura. Stavolta parliamo ancora, continuiamo a parlare sempre di questi progetti, più specificatamente per quello che riguarda il teatro. Cominciamo dai Teatri dell'Esistenza. Un nome che evoca tante figure e tante immagini. Prego. Sì. Io sono Anna Solaro del Teatro dell'Ortica. Volevo innanzitutto ringraziare la Regione, l'assessore, perché io credo che questo bando abbia una grandissima opportunità, che è quella di mettere a sistema un intervento di inclusione attraverso mezzi efficaci che sono il teatro e che sono lo sport, e che in genere fanno coincidere quindi la cultura come promozione sociale in vista dell'inclusione. Quindi io credo che questo sia davvero un passaggio a sistema molto importante. Per noi del Teatro dell'Ortica, che da oltre 20 anni che ci occupiamo di inclusione attraverso il teatro, questo significa una grande opportunità, soprattutto per le persone che abbiamo in carico. Teatri dell'Esistenza accoglie attraverso questo progetto soggetti che storicamente stanno ai margini: i pazienti psichiatrici, le detenute, le donne vittime di violenza. Diciamo che l'esistenza non solo di chi ha esistenze che coincidono nel dolore, ma l'esistenza della cittadinanza tutta. Attraverso dei processi molto articolati, attraverso una rete costitutiva, il partenariato costitutivo di questi progetti è un partenariato molto ricco, di una rete concreta molto efficace. Insieme al Teatro dell'Ortica c'è l'ALFA, l'Associazione Ligure Familiari Pazienti Psichiatrici, c'è l'Università di Genova, il DISFOR, che aprirà proprio dei dottorati di ricerca per indagare la metodologia attraverso la quale noi operiamo. C'è il Centro per non subire violenza, il CIF, che è un ente di formazione, insieme al carcere di Ponte Decimo, insieme alla ASL 3 Ligure. Quindi un partenariato davvero molto ricco dal punto di vista di soggetti privati e istituzionali. Ed è una rete che ha due obiettivi: quello di includere attraverso il teatro
persone che in qualche modo si trovino in uno stato di difficoltà, in uno stato di marginalità, di rielaborare questa difficoltà attraverso dei prodotti che siano la socialità e degli spettacoli finali, e soprattutto di formare binariamente la cittadinanza all'inclusione, perché questo è un aspetto fondamentale e fondante che caratterizza i teatri dell'esistenza, nel senso che l'obiettivo primario è il fatto che la marginalità coinvolge ognuno di noi. La malattia mentale, che viene storicamente guardata con un occhio di stigma più forte, no? Storicamente i matti sono quelli di cui noi abbiamo più paura perché ci rimandano le nostre fragilità. L'obiettivo è proprio quello di fare in modo di formarci noi come cittadini ad avvicinarci, a essere consapevoli attraverso il teatro, che è un luogo di narrazione e di comunicazione primaria, e di allontanare le divergenze. Quindi uno scambio anche all'interno dello stesso progetto. Assolutamente, e tutti i palchi saranno integrati, quindi insieme alle persone marginali ci saranno sempre cittadini formati. Insieme, insomma, insieme. Questo è il soggetto insieme. Primario. Grazie, un applauso ai Teatri dell'Esistenza. Passiamo al progetto L'Avatar. Buongiorno a tutti, sono Laura Sicignano del Teatro Cargo. Grazie a questo bando, all'assessore Ilaria Cavo, abbiamo messo insieme una serie di soggetti apparentemente molto disomogenei, molto diversi tra di loro, ma in realtà abbiamo trovato un percorso comune finalizzato a portare attività, bellezza, interesse e motivazione a giovani che sono fuori dal mondo della scuola e sono fuori dal mondo del lavoro nel quartiere cosiddetto delle lavatrici. Avete presente nel ponente genovese, in zona collinare, esiste questo complesso architettonico di per sé anche molto interessante, se vogliamo, che però ha dato origine a una forma un po' di emarginazione sociale. In questa zona abitano famiglie anche con problemi di tipologie molto molto differenti. E quindi il nostro progetto mira a puntare su questa fascia di giovani, adolescenti e post-adolescenti, a cercare di coinvolgerli in una serie di attività che vanno dal teatro, del quale noi chiaramente siamo protagonisti e saremo docenti, saremo guide, ma anche a l'arte urbana, ovvero quelli che si chiamano generalmente i murales. Ci saranno due laboratori tenuti da un'associazione molto importante, che ha fatto anche i piloni della sopraelevata che avete visto, che collabora con artisti di fama internazionale che verranno coinvolti in questi laboratori, e ci saranno anche dei laboratori, diciamo così, di giardinaggio urbano, quindi di riqualificazione di queste zone anche dal punto di vista della natura in un contesto fortemente urbanizzato. Questi laboratori però verranno intrecciati, non saranno delle strade separate, e in qualche modo cercheremo di rendere un percorso organico che confluirà anche in una grande performance dove questi giovani saranno protagonisti, ma saranno protagonisti e coinvolti in tutte le fasi creative di questo percorso, in modo che possano vivere il quartiere da protagonisti, possano cambiare loro stessi il quartiere e possano coinvolgere anche gli adulti e tutti gli altri gli abitanti di questa zona. E siamo tanti, volevo nominare naturalmente tutti i partner, Linkin Art, il Consorzio Agorà, la Giostra della Fantasia, la Cooperativa Villa Perla, Arcos, e come partner di sostegno il Comune di Genova, l'Associazione Erbavoglio e il Comitato Quartiere di San Pietro, perché il nome è proprio San Pietro. Ci saranno tra i 40 e i 60 giovani coinvolti, il progetto durerà un anno e quindi siamo curiosi e pieni di entusiasmo. Grazie anche al progetto L'Avatar. Agapo. Buonasera a tutti. Mi chiamo Roberto Barichello e sono rappresentante in questa sede dell'Associazione Agapo. È un'associazione di genitori con ragazzi che hanno la diagnosi nello spettro autistico. Diverse sono le attività che svolgiamo. Una di queste ci ha portato 2 anni fa a costruire, con il contributo del Comune della Spezia, un laboratorio di ceramica che è stato subito definito come laboratorio occupazionale. Nei termini nel gergo sociale, il laboratorio occupazionale è un luogo dove si tengono occupate le persone.
questo termine non ci andava bene, perché occupare vuol dire far passare semplicemente il tempo. E questo va contro tutti i nostri principi che vedono in questi ragazzi persone che hanno diversi modi di comportamento, diversi modi di comunicare, ma sono rispetto a tutti gli altri con le stesse esigenze, con le stesse ambizioni, con le stesse capacità di poter fare. E da qui è nata una esigenza di trasformare il laboratorio occupazionale in qualche cosa di diverso. Capita un bando della Regione Liguria che sembrava fatto apposta. Ma lo dico con sincero, con sincera... Cosa c'è sul territorio, sì, credo. Sì, perché è una cosa che abbiamo subito notato e che ci ha incuriosito e ci ha fatto tentare un passo per noi molto importante, che è quello di partecipare ad un bando di questo tipo. Perché questo bando ha colto un'esigenza di trasformare quello che per noi era un limite, detto prima, in un qualche cosa di diverso, che possa avanzare verso nella prospettiva di fornire un qualche cosa di più di un momento occupazionale a questi ragazzi, facendoli nel contempo entrare in un circuito di integrazione più ampio con la città, con altre persone, attraverso quale strumento? Quello più semplice, l'arte. Che l'arte della ceramica, l'arte della pittura, l'arte del decoro, che in questi ragazzi ha trovato successo notevole, perché mentre scrivevamo il progetto, il Comune di La Spezia ci ha fatto un ordine di 250 piatti decorativi che offre a tutte le coppie che si sposano o in unione civile presso quella istituzione. Immediatamente dopo sono partiti tre musei che hanno voluto gift e abbiamo dovuto interrompere la pubblicazione sui social dei nostri pesci multicolore perché hanno fatto una strage, non sappiamo come fare a come venderli. E qui è nata una gara incredibile di voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, che attraverso un filtro prezioso, qui lo voglio ricordare, di Isforcop, che ci ha guidato nella costruzione e nella razionalizzazione di tutte le nostre idee, con un istituto Cardarelli, che è l'istituto artistico della nostra città, con due servizi comunali, con l'ASL che monitora e fornisce addirittura le persone a questo progetto, oltre ovviamente, e qui è stata un'altra sorpresa, autori, cioè diciamo così, artisti, professionisti che hanno accettato immediatamente l'idea di dare un valore aggiunto attraverso la loro partecipazione a un lavoro che durerà al nostro progetto per 2 anni. E quindi, che dire, siamo pronti a cimentarci per offrire anche qui, speriamo, nuovi modelli che traducano l'occupazionalità in un qualche cosa che vada verso una formazione anche nel disagio, e questo lo lancio come appello perché nel mondo del disagio non esiste formazione professionale, ma esiste solo occupazione quando va bene. E allora, questo è l'appello che raccogliamo e che da qua, assessore, lanciamo. Beh, devo dire che non è la prima volta che abbiamo un'assegnazione di questo tipo. C'è stato recentemente un convegno proprio sulla necessità di figure particolari nel campo della disabilità. Io ho già dato una piena disponibilità a studiare questa per un'altra partita, perché i destinatari di queste risorse non sono i soggetti del disagio, come nel bando dell'inclusione sociale dovrà essere un processo formativo invece per i formatori, quindi formare i formatori. E sono a piena disposizione per capire di quali figure c'è bisogno, nella logica sempre che andiamo a formare laddove c'è bisogno davvero sul mercato, non in maniera generica. Un applauso anche a questi progetti, altri 3, tra poco, sempre qui dalla Sala della Trasparenza, state con noi. Costruiamoci il futuro dalla Sala della Trasparenza della Regione Liguria, tra poco il Jobs Corner con Matteo Maserati, inclusione sociale, sport e cultura, il bando, il progetto di Regione Liguria ed FSE, altri 3 progetti che usufruiranno di una parte di quei 2 milioni e mezzo messi a disposizione proprio da Regione ed FSE.
Il primo di cui parliamo in questa tornata è Staffette per Autismo, arriva dalla Spezia, prego. Buongiorno a tutti, sono Alberto Brunetti, il rappresentante dell'associazione ANGSA, genitori soggetti autistici della Spezia. Sì. Il papà di Lorenzo, che come avete visto, diciamo, è intervenuto col suo obiettivo, che è quello che le 16:30 deve andare via. Benvenuto a Lorenzo, grazie Lorenzo per essere con noi. Allora, innanzitutto una piccola premessa, siamo vestiti così perché, per due motivi, uno perché è la, tra virgolette, la nostra divisa di camminatori e l'altro è perché, diciamo così, è il mese dell'autismo. Qualche giorno fa, il 2 aprile, la fontana era illuminata di blu e di questo ringraziamo la Regione per aver aderito all'iniziativa. L'autismo è un problema, diciamo così, di comunicazione ed è un problema di socializzazione ed è un problema, è tutto un problema, insomma, no? Allora, noi cosa abbiamo fatto? In questi anni abbiamo affrontato il problema, come si suol dire, dalla parte dei genitori. Cosa far fare ai nostri figli? Le attività occupazionali siamo riusciti con grande fatica, grazie all'aiuto, diciamo così, ottenuto alla Spezia, da una parte dalla Regione Liguria, che ha fatto alcuni bandi negli ultimi anni a cui noi abbiamo partecipato, dall'altra dal parte dell'ente di formazione di alcune cooperative che hanno collaborato con noi. Quindi tramite Sforcopia abbiamo fatto questi progetti, le cooperative ci hanno aiutato a metterli in atto e i ragazzi hanno attuato una serie di attività occupazionali che sono diventate molto importanti, tra queste ne siamo orgogliosi, facciamo la pasta. Un paio d'anni fa abbiamo iniziato un percorso invece di attività sul tempo libero e guarda caso qualche mese fa la Regione Liguria, non lo so, forse avrà sentito le nostre richieste sotterranee, quelle sussurrate così, visto che abbiamo fatto un percorso sul Cammino di Santiago negli ultimi 2 anni, 2 volte di fila, tutte e 2 volte abbiamo fatto un percorso intero, uno da Saint-Jean-Pied-de-Port per 860 km fino a Compostela, l'anno dopo il Portoghese da Oporto fino a Compostela, abbiamo fatto questo bando e non ci è sembrato vero poter partecipare con un'idea. Quest'idea prevede per questo progetto, per 2 anni, questa staffetta per l'autismo, alla quale saranno ammessi a partecipare, diciamo così, un gruppo di ragazzi autistici, però insieme a loro ci saranno degli accompagnatori. Gli accompagnatori saranno ragazzi e compagni di scuola di alcuni di loro, accompagnatori del CAI della provincia della Spezia e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che ci danno una mano in queste escursioni che noi facciamo, diciamo così, sul territorio provinciale. L'obiettivo nostro è molto semplice, andiamo a far sì che l'Alta Via dei Monti Liguri, che non so quanti tra voi conoscono, ma è un sentiero che parte da Sanremo e arriva fino a Ceparana, lungo oltre 440 km, che ha degli scorci di paesaggio fantastici, che è un pochettino, diciamo così, caduta nel dimenticatoio. Non aspiriamo a fare un altro Cammino di Santiago, ecco. Però, diciamo così, l'obiettivo è far sì che, valutando la presenza nelle 4 province, in ogni provincia c'è un'associazione, almeno una, un'associazione che si occupa di autismo, da ANGSA Imperia, da ANGSA Liguria qua a Genova, l'associazione Guardami negli Occhi a Savona, trovare nel tempo la possibilità che altre associazioni vengano insieme a noi e creiamo questa staffetta. Quindi si partirà da Imperia, cioè da Sanremo, e si arriverà fino a Ceparana, passandoci in dare testimone lungo questa tappa, dove i ragazzi, diciamo così, avranno l'opportunità di trasmettere questo testimone, di farsi conoscere, camminando insieme agli altri e valutando poi quelle che saranno le loro risposte, ma che noi abbiamo già visto sul campo lungo il Cammino di Santiago, molto belle e molto inclusive, perché vi assicuro che essere partiti per un cammino molto lungo e impegnativo come il Cammino di Santiago, senza avere nessuna, diciamo così, idea di cosa sarebbe accaduto, e incontrare lungo il cammino testimonianze di persone che venivano da ogni parte del mondo, abbiamo avuto delle grandi opportunità. Quindi il nostro obiettivo è quello, con un po' di fortuna, se riusciamo a coinvolgere anche le altre province, creare nel tempo, e su questo chiederemo l'aiuto alla Regione Liguria sicuramente, una staffetta per l'autismo che ogni anno ci accompagni da Sanremo fino a Ceparana. Anche per valorizzare l'Alta Via dei Monti Liguri, tralasciando l'aspetto spirituale, non ha niente da invidiare al Cammino di Santiago. Grazie e grazie anche a Lorenzo per essere stato con noi. Arete, possibilità in gioco. Buonasera a tutti, sono Linda Monaco della Giostra della Fantasia. Per parlare di questo progetto partirei proprio dal nome, Arete, perché Arete significa abilità. È un progetto dedicato a quelli che noi chiamiamo i disabili, quindi le persone che vengono ritenute abili a metà. L'idea di Arete significa veramente valorizzare l'abilità di ciascuno.
a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà cognitive o fisiche. Quindi Arete è un po' il progetto che vuole lavorare tantissimo sull'inclusione. Il nostro progetto appunto si dirige sui ragazzi diversabili dai 16 anni in su, quindi ragazzi che si affacciano alla vita e all'autonomia. Fino a poco tempo fa parlare di adulti diversabili era difficilissimo, adesso invece esiste questa possibilità, esiste una vita e un'autonomia pensabile per questi ragazzi come Lorenzo, e Arete vuole fare proprio questo. La possibilità in gioco significa dare delle possibilità che possano essere al di là dell'aspetto cognitivo, quindi che possano far emergere altre capacità attraverso lo sport, attraverso l'espressività, attraverso l'arte. In gioco, perché è sempre molto importante anche come questi tipi di proposte vengono fatte. Posso fare una proposta bellissima ma noiosissima, posso farne un'altra centrata e molto molto divertente. Quindi Arete Possibilità in Gioco vuole essere proprio questo. Tante cose già sono state dette, noi lavoreremo sui laboratori, sullo sport, sull'inclusività. Quello che contraddistingue un po' il nostro progetto è l'idea di essere portatori di valore sul territorio, quindi di non creare altre cose ma di valorizzare quello, perché l'inclusività possa comprendere persone con difficoltà e persone a crescita tipica. Grazie anche per Arete. Concludiamo il giro di progetti con la musica, Musicalmente Abili. Sì, Musicalmente Abili è un progetto nato da una forte collaborazione tra l'associazione Fadivi, che è un'associazione di genitori di ragazzi disabili, e la Casa della Musica. L'idea progettuale è nata da questa cosa. E la cosa importante, direi, è l'occasione è fornita dal fatto che questo progetto ci permette di valorizzare qualcosa che in città c'è da tanti anni. L'associazione Fadivi nasce da un'ex scuola speciale a Genova IV che, grazie allo sforzo anche economico di questi genitori, è stata convertita in un centro residenziale. E in questo centro residenziale, come dire, si fa un lavoro, un percorso, essendo che i genitori hanno uno spazio associativo interno al centro, un percorso preparatorio al dopo di noi, ma soprattutto questo villa, un bel parco attorno, il parco aperto per attività aperte alla cittadinanza, al quartiere. Come dire, questa vocazione all'integrazione è qualcosa che fa parte del progetto Fadivi. Dall'altra parte la Casa della Musica ha, come dire, messo a sistema delle esperienze che riguardano la musicoterapia e l'inclusione sociale attraverso la musica, che ormai ci sono dalla fine degli anni 70 a Genova. La prima sperimentazione che c'è stata a Genova è stata proprio nell'ex Vidoni, dove ha sede oggi il Fadivi. Perché Musicalmente Abili? Musicalmente Abili perché è un modo per noi, che diamo per scontato il fatto che la musica sia qualcosa che appartiene a tutti gli esseri umani, quindi alle persone anche che chiamiamo disabili, ma a noi piace pensare che ci sia, come dire, la possibilità di mettere in gioco delle abilità attraverso le espressività musicali. E questa abilità parla di espressività artistica, di una forma di espressione di sé che magari non ricalca codici o competenze tecniche, che sono quelle della musica tradizionale, ma dà la possibilità anche a ragazzi che non hanno le abilità comuni di esprimersi qualcosa che riguarda sentimenti e emozioni. Quando questo accade, ecco, anche il disabile porta un arricchimento culturale alle persone che stanno intorno a lui e alla società che lo circonda. Gli enti che fanno il partenariato principale sono, come ho detto, Fadivi, Casa della Musica, ma c'è anche un ente di formazione AFRA, soprattutto il Carlo Felice, che si occuperà di tutti i percorsi guidati della fruizione degli spettacoli, e l'Associazione Arte in Campo, che si occuperà anche della documentazione video di tutto il percorso dell'attività e della valorizzazione, quindi, dei prodotti dei ragazzi. Bene, grazie, quindi buon lavoro anche a Musicalmente Abili. Abbiamo un minuto e mezzo, Assessora, lei la conclusione, ma le giro subito una domanda, insomma, per concludere. Ma perché tutto questo non è stato fatto prima? Sono tutti dei progetti straordinari, abbiamo visto sport, musica, tutto questo per l'inclusione sociale, ma in campo anche il recupero di quartieri, come il quartiere delle Lavatrici a Genova, i genitori, insomma, davvero un'inclusione a 360 gradi.
Ma è evidente che il fatto che siano stati presentati progetti di questo tipo vuol dire che c'è una grande cultura sull'inclusione in questa regione, quindi associazioni che per lo sport o perché fanno cultura da anni diciamo portavano avanti. I progetti non è che non ci fossero, delle iniziative c'erano, ma non venivano canalizzate con l'inclusione sociale, quindi magari venivano finanziate ciclicamente o sporadicamente o con altri, diciamo, altre modalità. Io francamente, non riuscendo, lo dico sinceramente, a sostenere la cultura anche da questo punto di vista, perché chi faceva inclusione facendo cultura, non avevamo i fondi sui bilanci della cultura, perché noi siamo in un momento in cui abbiamo avuto dei fortissimi tagli da Roma, quindi delle razionalità da fare sui bilanci. Allora io ho pensato e cercato di capire qual era un modo per sostenerli e per valorizzarli. E io credo che il fatto di averli inseriti nel fondo sociale, nell'inclusione sociale, sia stato un modo anche per farli emergere, per permettere anche a loro di progettare, di sedersi un attimo e di dire: qui c'è l'opportunità, ci dicono che possiamo fare inclusione, che siamo elementi di inclusione, e quindi mettersi anche insieme. Io credo che il grande messaggio che arriva è anche la capacità di fare rete. Io devo dire che ascoltando i progetti, perché per me finora erano delle schede presentate dalla commissione di valutazione nel momento in cui ho portato la delibera in giunta e ho incrementato un po' di risorse per finire, diciamo, la graduatoria dei progetti ammissibili, ma erano schede e faticavo in alcuni casi a vedere come si sarebbero concretizzate. Ascoltando oggi veramente qual è il progetto, il cuore del progetto e la capacità di fare rete tra varie istituzioni, mi conforta tutto questo e esco da questa trasmissione pensando: bene, questo bando è stato fatto, farete dei buonissimi progetti, li verremo a vedere evidentemente, ma pensiamo che questa è la linea su cui andare avanti e che quindi stanziare risorse in questo senso è un qualcosa di positivo che evidentemente continueremo a fare per dare gambe alla volontà di fare rete, alla volontà di includere e alla capacità di progettazione che gli enti e le associazioni di vario tipo hanno dimostrato. E allora un grande applauso conclusivo a tutti i 15 progetti in campo. All'assessore Ilaria Cavo, prosegue l'applauso per Matteo Maserati, che tra poco sarà protagonista del Job Corner insieme a loro, insieme a tutti loro. Grazie. Bentrovati e ben ritornati al Job Corner di Regione Liguria, Costruiamoci il Futuro, Sala Trasparenza, Genova. Tanti partecipanti a questo Job Corner, un grande applauso per tutti voi. Grazie di essere qua. Ricco di partecipanti, ricco di esperienze differenti, ricco di età giovani e anche di esperienze un po' più mature, ma anche ricco di preziosi testimonial ed ospiti. Un applauso anche per voi. Abbiamo insieme a noi Andrea Bellini di Banca Widiba, direttore risorse umane, grazie Andrea. Antonella Castaldi di Var Group e Alessandro Desti di Seaving. Allora, quello che di solito accade prima del Job Corner che viene trasmesso è un momento in cui tutti insieme parliamo di argomenti importanti per approcciarsi al mondo del lavoro. Uno degli argomenti che abbiamo trattato fuori onda prima in tutti insieme è stata l'importanza del curriculum vitae, e ognuno di noi ha capito che il curriculum vitae, se viene fatto e strutturato in modo adeguato, riscuote anche un meritato successo. E allora io subito mi voglio fare un po' i fatti di Alessandro Desti. Quanti curriculum vitae hai inviato nella tua vita? Perfetto, mi sento? Sì, okay, ti sento. Allora, io devo dire la verità, io non ho mai mandato un curriculum, quindi diciamo che al giorno d'oggi bisogna inventarsi qualcosa di più, perché il curriculum si va a finire in un bacino di utenti di milioni di persone. Quindi se si è in grado di inventare qualcosa di più, è sicuramente ben accetto agli occhi dei recruiter, agli occhi degli imprenditori, agli occhi di qualsiasi altro ente che macina tutti i giorni queste migliaia di curriculum. Più lo facciamo breve, meglio è, perché comunque sia 3 pagine di curriculum a testa per sviluppato per milioni di persone è abbastanza pesante. Quindi breve e inventiamoci sempre qualcosa di più. E proprio per sul tema inventiamoci qualcosa di nuovo e inventiamoci anche qualcosa di più rispetto a quello che c'è già adesso, tu ti sei inventato insieme ad altri tuoi amici, li chiamiamo così per non dire altri founder, Seaving. Che cos'è?
Ok, saving in tre parole. Saving praticamente è l'evoluzione del fast apply. Il fast apply è praticamente quando tu clicchi e mandi il tuo curriculum. Considerando che da una parte dell'imprenditore dell'HR, quando bisogna macinare tutti questi curriculum è un disastro e dall'altra la stessa cosa, noi praticamente invece di semplicemente mandare il tuo curriculum rispondi a 5 domande, 60 secondi l'una, tramite il tuo smartphone, con un algoritmo di scomposizione sfondo che ti permette di farti l'intervista della tua vita sopra la tazza del water alle 3 di notte e un filtro... Non lo consigliamo, però lo consigliamo, però potresti farlo per la prima volta, e un filtro di opacizzazione che ti permette di non sentirti in imbarazzo, ovvero è ovvio che se mi faccio un video chiunque si sente in imbarazzo. Io ho fatto 10 anni di cinema a Londra, quindi praticamente questo è il concetto principale, quindi intervista indifferita, sì, quando e dove vuoi. 5 domande per trasferire le tue, bravo, competenze, le tue professionalità. Più test di personalità che non va a incidere nell'algoritmo, ma è solo un self-assessment, ovvero me lo faccio per scoprire di più delle mie qualità, perché aiutando chi va ad applicare per il lavoro, io automaticamente aiuto recruiter e imprenditori che selezionano. Grazie molte, grazie ad Alessandro Desti di Siving. Facciamoci tutta un'application su Siving. A questo punto chiedo ad Antonella Castaldi, VAR Group. Sì. VAR Group è una realtà dedicata all'innovazione, alla tecnologia, all'innovazione digitale in assoluto. Si sente tanto e spesso parlare di digital, di quanto è importante, quanto sono importanti le competenze digitali. Ma allora chiedo a te, per VAR Group, quali sono le competenze digitali più importanti? Sono tante, però quella che per noi è più importante è quello che noi chiamiamo i big data, l'analytics, cioè la capacità di raccogliere dati, di analizzarli, dati, informazioni, di rappresentarli in maniera grafica, cioè perché se ne parla tanto, sono le tecnologie più innovative, però purtroppo ancora non ci sono grosse esperienze in questo senso. Infatti noi come azienda stiamo facendo una serie di accordi, di collaborazioni per ricercare su questo fronte. Qui ad esempio a Genova abbiamo costituito un laboratorio che si occuperà di questo, un laboratorio appunto di ricerca, per fare ricerca insieme tra i nostri tecnici e i tecnici e gli esperti dell'università. A Genova un laboratorio di ricerca. Sì, okay. Il Technology Lab. Technology Lab che ospiterà e quindi darà la possibilità anche a ragazzi. Sì, abbiamo già assunto negli ultimi mesi 10 giovani laureati, laureandi provenienti sia dagli istituti tecnici e licei del territorio e dal Dipartimento Universitario da Ingegneria di Genova, e abbiamo come prospettiva quello di assumere nei prossimi 2 anni circa 30 giovani laureati laureandi. E questo merita un applauso come notizia, perché 30 laureandi, neolaureati a Genova, che possono dare il loro contributo nel mondo della tecnologia. Sì, non solo, anche noi, per noi sono interessanti anche i diplomati, ovviamente diplomati di istituti tecnici, professionali oppure di licei ad indirizzo informatico, perché per noi sono molto importanti anche le figure tipo programmatori o sistemisti, che magari sono meno interessanti per i laureati, ma che sono invece le scuole un bacino importante appunto dove andare a ricercare queste professionalità. Per questo lavoriamo molto ad esempio con le scuole anche sull'alternanza scuola-lavoro. Ed è proprio questo un tema su cui è doveroso spendere qualche parola in più, l'alternanza scuola-lavoro. Oggi è fondamentale mettere qualsiasi organizzazione nelle condizioni di trovare la migliore risorsa, ma è fondamentale anche mettere la risorsa, quindi la persona, nelle condizioni di poter essere apprezzata. Sì. Secondo te qual è il vero valore aggiunto dell'alternanza scuola-lavoro, del sistema duale? È essenziale, cioè l'apertura al mondo del lavoro da parte delle scuole è stato l'elemento cardine più importante degli ultimi anni, dell'ultimo anno della nuova riforma appunto scolastica. Cioè quando noi abbiamo iniziato a lavorare sull'alternanza scuola-lavoro 2 anni fa,
trovavamo delle difficoltà anche a comprendersi con i docenti, non solo con gli studenti, perché era proprio un mondo completamente diverso. Quindi aprire le scuole al mondo del lavoro vuol dire appunto cominciare ad avvicinare gli studenti, i giovani, a quelle che sono le problematiche, anche il linguaggio che è completamente diverso, quello lavorativo, da quello appunto scolastico. Quindi è una rivoluzione importantissima questo aspetto. Ovviamente le aziende si devono un attimino organizzare per questo. Noi ad esempio all'interno abbiamo proprio costituito, io stesso sono la responsabile di questo gruppo di lavoro, di gruppo di tutor che appunto dopo inserisce ragazzi, dopo un periodo iniziale dove noi gli spieghiamo che cos'è un'azienda e poi li distribuiamo sulle varie BBU che si occupano appunto di tematiche verticali. Spesso le aziende si lamentano di non trovare il professionista giusto al momento giusto. L'alternanza scuola-lavoro, sistema duale, permette di diminuire questo possibile errore. Sì. E anche un abituare, direi, i ragazzi anche ad altre tematiche che sono quelle dell'autoimprenditorialità, cioè praticamente si avvicina, si comincia a avvicinare sempre di più appunto il giovane al mondo dell'azienda e quindi anche ad amare questo mondo che non è così distante appunto da lui e quindi anche a cominciare a fare cultura imprenditoriale, quindi secondo me. E allora chiediamo anche a loro, siete giovani, avete un'età media di circa 20 anni, qualcuno di voi, mi fate semmai vedere le mani alzate, ha avuto già esperienza di alternanza scuola-lavoro di sistema duale? Benissimo. Come se mi presentate un microfono, se Giulio hai un microfono per caso? No? Grazie. Qua. Allora, chiedo proprio, non è acceso questo microfono, lo accendiamo noi adesso, perfetto. Chiedo a te, cos'è che hai apprezzato dell'alternanza scuola-lavoro del sistema duale? Qual è la cosa che più hai apprezzato, da consumatore a questo punto? Il fatto, l'organizzazione l'ho apprezzata un sacco, anche perché non è facile andare a chiedere alle aziende, andare a chiedere, in questo caso, dato che faccio il nautico, alle compagnie di navigazione, di trovare il tempo e soprattutto l'opportunità di dare un aiuto ai giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Quindi organizzazione e possibilità di avere questa opportunità. Grazie, facciamo un applauso al vostro amico. E in tutto questo, le ultime parole con Andrea Bellini, Banca Widiba. Ne abbiamo sentito tanto parlare, l'abbiamo conosciuta perché è una banca dedicata e rivolta all'innovazione, rivolta al futuro. E proprio di futuro voglio insieme a te e insieme a voi parlare adesso. Siamo agli ultimi momenti della trasmissione e questa è la puntata di chiusura. E chiedo un consiglio per tutti coloro che si approcciano al mondo del lavoro, che sono giovani, quindi ragazzi come loro, ma un messaggio e un consiglio anche per chi nel mondo del lavoro si deve reinventare, semmai non è più così giovane. Benissimo, sì, i consigli sono emersi nei lavori che abbiamo fatto nel Fuori Onda, infatti sono emersi anche da chi mi ha preceduto e dagli stessi ragazzi. Mi sono preso nota nel corso del pomeriggio proprio di alcuni spunti interessanti che volevo quindi condividere anche in questo momento con i ragazzi. Primo consiglio è quello di avere degli obiettivi o comunque delle passioni da perseguire, come abbiamo avuto la dimostrazione prima. E questo vale sia per i giovani sia che per i giovani. Quello ormai vale sempre, perché bisogna comunque essere determinati nel raggiungimento di questi obiettivi e avere un'ambizione individuale che faccia la differenza e che vi permetta di restare competitivi. Per i giovani e anche per i meno giovani, un altro consiglio che do è quello di saper ascoltare, perché ascoltare, soprattutto nel mondo del lavoro, è un lavoro di grande umiltà e di rispetto. E per ascoltare intendo non solo quello che vi viene detto, ma anche quello che non vi viene detto. Molto spesso io riscontro nei giovani, era anche un mio errore, quello di ascoltare solo te stesso. Mentre invece bisogna avere la capacità di ascoltare e di rimettersi costantemente e continuamente in discussione.
e soprattutto per quelli meno giovani la capacità costante e continua di autorottamarsi, perché come abbiamo detto prima le attività cambieranno sempre più velocemente, non cambierà solo il modo di svolgere le stesse attività, ma cambieranno anche le tipologie di attività. E quindi capacità di rinnovarsi che si può imparare e apprendere fin da quando si è molto giovani. Esatto. E con questo vi ringraziamo, grazie ad Andrea Bellini, grazie ad Alessandro, grazie ad Antonella, ringraziamoli con un applauso per il tempo e i consigli che ci hanno dato. Voi che ci avete seguito in queste puntate, che oggi siete rimasti con noi e che avete sempre quel grande desiderio di capire come funziona il mondo del lavoro, ma non solo di aspettare che il lavoro vi venga a prendere o vi venga a trovare, ma soprattutto di andare a trovare il lavoro della vostra vita. E questo è l'augurio che lasciamo a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Job Corner di Costruiamoci il Futuro, Regione Liguria, Sala Trasparenza. Grazie a tutti, arrivederci. Four, three.